L'Apostolo Giovanni è stata letta tutta quanta e ringraziamo il Signore perché ci parla della grazia, che la misericordia che Lui ci vuole dare, che noi ci dobbiamo amare gli uni agli altri, che chi non confessa il Signore Gesù che è venuto nella carne, cioè che Dio si è manifestato nella forma umana, questo significa il Cristo, è anatema, non è salvato. E poi dice chi va oltre le cose che sono nella scrittura, cose che sono oltre che lo Spirito Santo dice, non è una persona salvata e non bisogna neanche salutarlo, perché chi saluta queste persone dice partecipa alle sue opere malvagie. E poi dice che ci sono molte altre cose che voleva scrivere, ma non ha avuto farlo per mezzo della carta inchiostro, ma personalmente. E allora ringraziamo per questa seconda epistola, per le varie persone che vanno e che vengono. Preghiamo per loro che il Signore possa illuminarli. Qui c'è la parola di Dio che voi potete prendere e qui c'è il Signore Gesù che ha detto di essere la via, la verità e la vita. E tra un attimo vi darò la lista lavoro e grazie a Dio. Vediamo se c'è adesso qualcuno che avrà qualche domanda da fare. Io sono tutti orecchie. Quindi ringraziamo il Signore e vediamo se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare.